Non credo di dire un segreto terribile se dico che Massimo Tamburini ha 70 anni. E bah, non posso pensare che un settantenne in forma come Massimo Tamburini e con tutto quello che ha fatto adesso sia fermo e sia un pensionato. Avrai qualcosa su cui stai lavorando. Puoi dirlo? No, diciamo che io quando sono uscito dall'AMV nel 2008 ho fatto un anno dedicato alla famiglia, mi sono goduto il mare come mai negli anni precedenti e così via. Poi a dire il vero, no, la vita da pensionato, cioè uno diventa imbecille. Parlando con mia moglie ho detto di, e se io ritornassi a fare qualcosa, magari di speciale, ma qualcosa di sperimentale, proprio di laboratorio, ti paghi una moto laboratorio e poi te la porti in pista. Il progetto è nato nel 2010 e io sono partito mettendo giù una bozza descrittiva sulle caratteristiche che doveva avere questo progetto, facendo un'analisi delle moto in produzione, Superbike e MotoGP. Analizzando tutte le problematiche che esistono ancora in questa tipologia di moto, allora mi sono detto, tutto sommato, se un Valentino, un Lorenzo vuol cambiare l'assetto sulla sua moto da corsa, no? Che è la massima espressione oggi, non lo puoi fare nelle prove ufficiali perché i tempi sono decisamente lunghi, perché per cambiare l'assetto sull'anteriore devi togliere la carenatura, il cupolino, devi sfilare, allentare le canne, la forcella, sfilarla in alto, in basso, se la vuoi alzare, se la vuoi passare. Un altro problema è la regolazione dell'assetto posteriore, che ci sono alcune moto che sono abbastanza veloci, però non sono tante, no? L'angolo di sterzo, poter cambiare l'angolo di sterzo, però tutte queste regolazioni e anche la rigidezza del telaio, tutte queste regolazioni, poterle fare nel tempo che il meccanico, no, mi fa una sostituzione di un pneumatico posteriore, che lì il pilota cazzo, lo deve fare per forza, no? E alla fine il progetto ha preso il via e all'anteriore c'è un sistema di regolazione dove si sposta tutto il gruppo e non c'è più bisogno di allentare le canne. Mi è piaciuta, l'ho realizzata e sono straconvinto, no, che meriterebbe un approfondimento anche proprio a livello produttivo su qualche modello di prestigio. E addirittura, perché tu mi dicevi che non voglio carpirti dei segreti, dimmi solo fin dove vuoi arrivare, però variare la rigidezza del telaio. La rigidezza torsionale, quella lì, Ci deve no, essere. quella lì non deve mai mancare, no? Però trasversalmente, a differenza di qualche anno fa, con gli angoli di piega che abbiamo raggiunto, abbiamo bisogno di avere una sospensione laterale, visto che comunque la forcella e l'ammortizzatore vengono annullati con quegli angoli, che lo puoi avere solo attraverso l'elasticità del telaio. Ora io mi sono detto, ma cavoli, se io faccio un progetto e ipotizzo una rigidezza trasversale e poi non mi va bene, Ah certo. se devo tornare a riprogettare il telaio, modificare, passo tutti i mesi. Se invece si riuscisse a ideare un sistema dove te in pista in pochi minuti puoi cambiare la rigidezza di questo Laterale. telaio, no, laterale, fermo restando quella torsionale, nacque questa idea che a livello teorico funziona divinamente, perché a livello teorico, no, dai calcoli che abbiamo fatto, un campo abbastanza ampio, no, dove puoi avere, parti dalla massima rigidezza ovviamente, e poi vai a calare fin dove, e quali saranno le prove in pista se un giorno riusciremo a finire questo benedetto prototipo sperimentale. Grazie Massimo. Prego, alla prossima!